Bisogna qua piova! Sta qua nel polo nord, guarda! Guarda che roba tutta bianca come gli orsi polari! Venga la testa, tutto ancora, adesso fatto un po'. Allora, quanti bambini? Quanti bambini vogliono fare il primo giro di animazione sulle mani? Io! Bambini, io! Fa freddo! Andate a bere una cioccolata calda, no! Andare a casa, no! Va bene! Va bene, dai! Allora, vogliamo ribadire una cosa, adesso inizierà questa animazione sul fantasma, la storia dei fantasmi! Fantasma! Del Menocchio! Dando anche notizie su Portogruaro. Dai un occhio. Ci sarà al Menocchio. Sì. Un primo giro alle 3:30, cioè adesso. Oh. Faremo un'animazione itinerante e alle 4:30 c'è il secondo giro. Quindi chi vuole fare il secondo giro può venire alle 4:30. Chi vuole fare il primo giro può restare qua. Chi vuole fare il primo e il secondo da tutti loro. E chi vuole andare a mangiarsi una cioccolata, Chi ha la febbre può andare a casa. Ecco. Allora. Chiedo il contatto a tutti gli altri. Va bene? Mi raccomando, chi decide di fare il giro deve farlo fino alla fine. Se no, arriva il fantasma del Menocchio. Appunto. E anche di Marco della... Oggi scoprirete anche la storia di Menocchio, il fantasma, soprattutto di Isabella e Marco della Fratina. Davvero? Quel cattivo, sì. Quel cattivo, cattivo? Sì. Allora, a testa tutti quanti! Facciamo sentire un bel applauso per sentire la nostra accoglienza! Sentiamo come ci accogliamo! Tutti ci scaldiamo anche! Siete bravi! Prendete che caldo! Vabbè, allora! Dimmi! Presente! Madonna, raga, il nasone è lunghissimo, sì, non so che quello so. Ecco, questa è la cacapia in grandi! Allora, tu lo vedrai il fantasma col nasone lungo, sì. Sì. Va bene? Va bene. Ma non è Pinocchio, non devo confondere. Ecco, lo vedo in storie diverse. Allora, adesso... C'è un gatto qua. Un gatto? Guarda che roba. Vedi, gatto. Va bene. Miao! Allora, adesso la nostra guida introdurrà... sulla storia, però... una cortesia. Ecco. Se gentilmente fai 2 metri in drio, forse respiriamo anche noi. Sono cappuccio. Chi c'è che fa il giro qua? Oh. Non si capisce. Oh. Tutti questi fanno il giro allora, tutti! Tutta questa gente qua! Allora fermo così! Ma qua mi beve una beccia qua, non si vede mai 4:30! No, non si può, tutti quelli che facevano qua. Conta! Ma quasi una ciavala, perché questi, vieni adesso, è 4:30 del fine suni perché piove, scappa tutti. Va bene, dai! Vedremo! Faremo con tutti intanto, vuol dire che abbiamo tanta gente sia. Che bello! Che tanta gente! Altro che crisi, che bello! Basta, sei finito! Allora, un applauso alla nostra guida che ora vi introdurrà sulla storia, perché ve lo dico, oggi scoprirete la storia su questi personaggi, i fantasmi del Menocchio, Isabella e Marco della Frattina, ma avrete anche delle nozioni storiche sulla città di quegli anni, su 15. Voi su Portogruaro, perché tu te vieni sempre a Portogruaro. Ma dopo interrogano! Non te sa neanche quando che sei nata a Portogruaro. Ma dopo interrogano! Eh sì, perché lunedì mi sono messo d'accordo con le maestre che mi interrogano. A scuola danno il voto! Certo! Stai attenti! Perché sennò vieni bucciati sto anno! Appunto! Che storia! Spiega bene perché sennò se non capisce qua, dopo le mando... Sì, però bisogna far silenzio, allora, per... ascoltare bene una storia, quello che vi viene detto. Come devono essere gli occhi? Aperti! Bene. Come devono essere le orecchie? Aperte! E come deve essere la bocca? Chiusa! Bravi! E i cellulari dei signori? E i cellulari dei... Hola! Prego, sì! In borsa! E ora, bambini, dobbiamo fare una cosa importante. Adesso abbiamo questo bellissimo corteo con le chiarine in testa che ci faranno strada. L'ombrello ce l'ha. Tardo, andiamo avanti. State. Che largo, signori. Che spazio. 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 Largo, apritevi. Come fecero le acque con Mosè. Apritevi. Come Mosè. Apritevi come Mosè.
ancora Milano, si è separato da Dova.